la strategia di contrasto al fenomeno delle persone scomparse in Italia, attuata dal commissario straordinario del governo, e coinvolge tutte le forze dell'ordine, la magistratura, e svolge un'attività di indagine, di monitoraggio, coordinando appunto le ricerche sul territorio. Il commissario straordinario del governo per le persone scomparse è il prefetto Silvana Riccio, che abbiamo al telefono. Prefetto, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, noi abbiamo parlato e toccato il caso Denise Pipitone con l'inviata di Chi l'ha visto, e diciamo che lo strumento televisivo, nella sua necessità poi di costruire sempre una storia attorno a una vicenda, se no altrimenti la televisione non avrebbe la sua funzione, fosse semplicemente uno strumento di indagine, ha un grande vantaggio e allo stesso tempo un limite di giocare sulla vasta platea del pubblico, ma anche sull'emotività, sulla possibilità di false segnalazioni, di ambiguità, di tutta una serie di meccanismi. Invece voi come vi muovete? Voi muovete con strumenti, diciamo, più tradizionali e naturalmente altrettanto efficaci. Quali sono le forze in campo per monitorare, rintracciare e, diciamo, segnalare e classificare le scomparse in Italia? Le forze in campo sono tante, appartengono alle istituzioni ma anche al mondo del volontariato, della protezione civile. Tenga conto che in ogni prefettura, quindi in ogni provincia, c'è un piano per le persone scomparse che viene fatto dal prefetto, dove sono indicate in relazione anche al territorio geografico, morfologico del territorio interessato, alle varie caratteristiche montane, marine o altro, sono indicati vari assetti geografici dove possono avvenire le scomparse, e conseguentemente sono indicate le persone, le istituzioni, i corpi di polizia, di forza dell'ordine che devono intervenire per primi. Quindi è una pianificazione, diciamo così, che si fa a monte, che si aggiorna quasi annualmente, in modo tale da che tutti sappiano, in caso di scomparsa, l'attivazione di questo piano fa scattare automaticamente una serie di azioni. Però io ricordo a tutti che fondamentale è che chiunque sappia, perché la legge dice che chiunque può denunciare una scomparsa, chiunque sappia di una scomparsa faccia una denuncia il più tempestivamente possibile, perché il tempo, le prime ore sono le ore fondamentali per rintracciare una persona. Le ricerche continuano per giorni, ma è chiaro che nell'immediatezza della scomparsa ci sono più possibilità, se si interviene nell'immediatezza della scomparsa ci sono molte più possibilità di ritrovare la persona scomparsa. Adesso le faccio una confessione, dottoressa Silvana Riccio. Io ho ampiamente e fortunosamente saccheggiato i vostri dati, perché mi trovavo nella necessità di dover cercare delle informazioni sulle scomparse delle persone autistiche, un problema che mi tocca personalmente, e ho trovato un perfetto database in cui vengono classificate per categorie, per motivazione di scomparsa le persone, quindi ho potuto mettere insieme i dati delle persone con disabilità psichica scomparse, quelle scomparse da istituti, luoghi di cura e via dicendo, e ho trovato dei dati molto importanti. Ecco, quali sono i dati che emergono da questo vostro rapporto per dare dei numeri rispetto alle categorie di persone scomparse? Allora, le dico subito che il 57% delle persone scomparse appartiene alla categoria dei minori. Quindi è un numero molto importante, è un numero che ci desta, attenzione, che ci impone un'attenzione particolare a questo settore, anche se è un numero composto ovviamente anche dai minori stranieri non accompagnati, su cui si apre secondo me tutto un file diverso, perché è chiaro che la motivazione della scomparsa dei minori stranieri non accompagnati è probabilmente diversa
sicuramente diversa da quella della scomparsa di minori italiani, in quanto lei sa meglio di me che un minore straniero non accompagnato viene identificato tra l'altro solo attraverso il nominativo, perché non è possibile imprendere le impronte digitali per i minori nel momento dello sbarco, e molti di questi hanno già, quando sbarcano, i nominativi di parenti, di amici che si trovano nel nord Europa, e quindi l'Italia, diciamo così, è un paese di passaggio per loro, per raggiungere altre sedi che sono in altri paesi europei. Purtroppo una percentuale anche di questi minori stranieri non accompagnati, siccome sono assistiti, accolti in case, in strutture, in centri di accoglienza, dove non c'è l'obbligo, ovviamente essendo liberi, di stare sempre nel centro di accoglienza, ma sono liberi di uscire in determinate ore. Appena possono scappano. Appena possono scappano. Questa è la cruda realtà, è questa. Se gli va bene, raggiungono parenti e amici, altrimenti in alcuni casi purtroppo ci sono anche le situazioni in cui vanno un po' a riempire la manovalanza di un certo tipo di criminalità. Li vediamo molte volte come ai semafori, no? Come lavavetri, li vediamo, cioè, vanno alimentare tutto, diciamo, delle sacche di occupazione che è della malavita, minore, insomma, la manovalanza della malavita, che purtroppo è una forma di sfruttamento, insomma, comunque sia, perché sono persone minori o che si sono dichiarate minori, perché poi qui c'è ovviamente tutto un altro campo che si apre, perché, come vi ho detto, noi identifichiamo sulla base di quello che loro dichiarano. Ovviamente in questi casi diventerebbe un problema di medicina legale, ci vorrebbe un medico legale che accertasse realmente l'età, è una cosa un po' complicata. Sì, ma non è semplice, perché ovviamente c'è una visita medica all'inizio, dallo sbarco. Questo glielo posso dire e confermare, avendo fatto io il prefetto di Catania e come tale avendo assistito al numero sbarchi, dove la maggior parte delle persone che sbarcano dalla nave sono minori non accompagnati, i quali dichiarano un'età, c'è una visita medica fatta appena sbarcano dal personale della Croce Rossa, dai medici della Croce Rossa, ma ovviamente l'ossatura, diciamo così, dati biometrici, dati biologici, dovrebbero poi essere confrontati con altri dati, ovviamente non c'è il tempo per fare un'analisi così approfondita, perché chiaramente si cerca subito di trovargli una collocazione in questi centri di accoglienza. E sui minori invece, diciamo, prego, si termini pure, prefetto. In questi centri di accoglienza dove praticamente loro sono anche interessati ad alcune attività, no? Perché ci sono dei centri di accoglienza che organizzano anche attività sportive, insomma ci cerca di interessarli in qualche modo, per di tenerli il più possibile legati. Velocemente, se mi dà un dato, insomma, anche un dato, se si può, visto che ci stiamo avviando al tempo che stiamo portandole via. Invece sui minori connazionali esistono, diciamo, delle indicazioni percentuali rispetto a qual è la maggior parte di minori nel nostro paese che scompare, i motivi per cui scompaiono e la percentuale poi di ritrovamento? Sì, la percentuale di ritrovamento, guardi, è intorno al 75%, quindi una percentuale molto alta. Io le posso dire che per esempio nell'anno 2020 sono scomparsi 7.672 minori, ovviamente la fascia d'età interessata, come lei immagina, più gettonata, è quella da 15 a 17 anni, quindi la fascia dell'adolescenza, cioè dell'autonomia del ragazzo, eccetera. Sono prevalentemente maschi e sono prevalentemente, come le dicevo, c'è un 45% nell'anno 2020, c'è un 45% di italiani contro un 54,30% di minori stranieri. Quali sono le cause dei minori italiani, della scomparsa dei minori italiani? Quindi c'è una flessione, comunque le devo dire che per quanto riguarda la scomparsa rispetto al 2019, nel 2020 forse anche per
i lockdown e per le restrizioni alla mobilità c'è una flessione del 9% rispetto al 2019, perché nel 2019 erano 8.400. È un po' più difficile andare per strada senza essere notati, diciamo, nei mesi di lockdown, certo, c'è una maggiore ovviamente sorveglianza. Ovviamente controlli, lockdown e tutto. Quali sono le cause, come lei mi diceva? Le cause, la maggior parte sono allontanamenti involontari, cioè quasi il 60%, diciamo più del 60% sono allontanamenti volontari, che sono dovuti a disagi familiari, a disagi giovanili. Ci sono casi di recidiva, c'è un caso in cui incredibilmente un minore italiano è scomparso per 49 volte, no? È chiaro che queste scomparse a questo punto, in questi casi di recidiva, hanno bisogno poi dell'appoggio. Noi abbiamo dei protocolli, certo, diventano psicologi. Dottoressa, certo, dei casi da manuale, però mi sembra che la sua definizione e la sua diciamo numerazione ci dà un certo senso di tranquillità, nel senso che se un ragazzo si allontana da casa volontariamente, comunque sia, c'è una bella rete di possibilità comunque che sia rintracciato, comunque sia seguito. Io so che lei ha degli impegni, abbiamo tolto dalla riunione, quindi la riconsegno ai suoi impegni. Grazie infinite, prefetto Silvana Riccio. E